punto credo che per quanto riguarda la descrizione del sistema, la potenzialità del sistema e l'organizzazione, più o meno le idee dovrebbero essere chiare. Quindi questo pezzo qui ovviamente sarà occasione di, ci sarà sempre occasione di ritornarci, lo diamo per metabolizzato. Andiamo invece a questo punto a ragionare di come nel caso specifico di qualsiasi strumento di misura io poi posso arrivare a questa tipologia di valore, di quantificazione. Ripeto, grandezza per grandezza, ve lo ripeto 100.000 volte. Quindi unità di misura della grandezza, campione della grandezza, strumento di misura di quella grandezza. Quindi attenzione, lo studio della metrologia è per grandezze. Parleremo della metrologia delle lunghezze, della metrologia delle masse, della metrologia della temperatura, non tutte, ma per ognuna di queste va fatto un ragionamento basandosi su quelle che sono le conoscenze del mondo fisico che avete a disposizione. Adesso, questo è un discorso ovviamente che ripeteremo e andremo insieme a cercare di capire. Lo strumento di misura a questo punto è una particolarizzazione di una legge fisica ed è sempre riconducibile a questo schema. Senti. Ovviamente ragioniamo sullo schema generale e poi andiamo a un esempio che vi è abbastanza chiaro. Uno stadio, quello di interazione fra lo strumento e l'ambiente di misura, quello che, virgolette, sente la grandezza e che genera il segnale di misura. Quindi il primo stadio, che attenzione è quello più critico, è quello che contribuisce a questo con, virgolette, maggiore percentuale di contributo. Quindi sensore che interagisce con l'ambiente. Se vi ricordate, state studiando la termodinamica, le viso che mi sta facendo la testa. Bene, una delle affermazioni della termodinamica è che un sistema interagisce con un altro, con l'ambiente o con un altro sistema tramite due tipi di scambio: o massa o energia, dove nello scambio di energia ci può essere anche uno scambio di massa, giusto? Bene, il sensore interagisce con l'ambiente di misura scambiando o massa o energia, ok? Perché non c'è altra possibilità. Quando interagisce e scambia fondamentalmente energia, perché fondamentalmente si scambia energia, dà luogo alla conferma del principio di indeterminazione di Heisenberg. Io l'ho forzato perché vi devo far capire. Chiaro che quando io mi metto il termometro per cavalli che è grande, io non riesco a far muovere la colonnina di mercurio di quel termometro perché non ho tanta energia da, perché il cavallo a temperature superiori, le dimensioni di interazione del luogo dove si va a misurare la temperatura dei cavalli sono nettamente superiori all'uomo e quindi di conseguenza quello strumento non riesce a funzionare. Ma dall'altro lato il concetto fondamentale è che comunque se io voglio misurare la temperatura di qualcosa ho bisogno di un sensore che vada all'equilibrio termico con quel qualcosa. Quindi
modifico per misurare. Principio di indeterminazione. Posso fare il sensore quanto più piccolo è possibile, ma portato alle estreme conseguenze, comunque il mio scambio di energia è avvenuto e quindi rispetto a quando non c'era il sensore, l'ambiente si è modificato. Chiaro questo concetto? Allora, questo sensore, quello che sente e che genera un segnale tramite una legge fisica, cioè il sensore è quello che, virgolette, realizza una specifica interazione con l'ambiente di una legge nella quale c'è il parametro di cui io voglio avere la quantificazione. Non so se è chiaro il problema. Quindi il sensore è quello che genera il segnale e questo segnale poi deve essere reso leggibile e quantificabile secondo questo schema. Allora, facciamo un esempio banale. Io posso in molte situazioni accontentarmi di un'indicazione e non di una misura, cioè di un qualche cosa che mi segue quanto la grandezza vari, ma non mi dica quanto vale la grandezza. Chiaro? Nel caso specifico di una grandezza estremamente familiare agli abitanti di Cassino, uno dei migliori sensori di umidità ambientale è il capello delle donne. In particolare, il capello delle donne è una fibra che si allunga o si accorcia in funzione dell'umidità. Ok? Allora, se io ho solo bisogno di, virgolette, verificare una cosa nota, e cioè che stiamo in un luogo umido, posso anche semplicemente guardare le teste delle signore qui e capire se oggi è più umido o meno umido. Molti degli igrometri che stanno a casa vostra oppure li avete visti da qualche parte sono basati su un fascio di capelli di donna bionda, scusateci ma è così, che sono quelli che più sono sensibili, e cioè che si allungano o si accorciano in funzione della quantità di umidità che c'è nell'ambiente. Quindi il sensore igrometro altro non è che un sensore che dice: io ti do una misura della umidità sulla base di quanto il capello si allunga al variare del contenuto di umidità nell'aria. Allora, è chiaro che se io devo solo dare un segnale, posso anche divertirmi a farlo a casa mia, mi strappo i capelli, li lavo, li metto in tensione, ok, e poi vedo a span più o meno, mi rendo conto se è un giorno molto umido o un giorno poco umido, giusto? La stessa cosa si fa con quei sali che cambiano di colore in funzione dell'umidità. Esistono tanti indicatori. Da questo a lo strumento di misura ce ne passa, perché ovviamente generato il segnale io devo dar luogo a un'elaborazione di questo segnale e a una quantificazione di questo segnale. Ok? Quindi l'elaborazione non è nient'altro che dire e conoscere il legame tra il valore in ingresso e il valore in uscita dello strumento. Ok? Ovviamente questa operazione passa per un secondo stadio e poi per un terzo stadio. Il secondo, di norma in particolare, è un'amplificazione, una trasmissione, una trasformazione, una conversione analogico-digitale. Una delle cose che
dobbiamo chiarire subito. Non esistono strumenti con sensori digitali. Chiaro? Se poi lo strumento digitalizza il segnale di misura e ve lo trasmette organizzato per digit che voi poi dopo elaborate dal punto di vista di un calcolatore che li legge, è un problema che avviene nel secondo e nel terzo stato, ma non nel primo. Detto in altri termini, esistono sicuramente igrometri a capirlo che poi ve lo leggono in digitale il risultato, ma è il capello della donna bionda che si allunga proporzionalmente al contenuto di umidità, e io conosco questo coefficiente di allungamento, quindi l'allungamento del capello è proporzionale al contenuto di umidità, e io che sono il costruttore di strumenti ho la conoscenza del legame funzionale, cioè di quanto si allunga, di un millimetro, di due millimetri, di tre millimetri. Attenzione, in alcune situazioni si allunga e si arriccia, e perciò non va bene, perciò tendenzialmente è il capello della donna bionda, cioè quei capelli sottili sottili che caratterizzano, siccome come voi sapete in linea tendenziale la razza bianca e bionda pende, forse fra un migliaio di anni non ci sarà più il ciclone del capello perché non ci saranno più donne bionde. Sarà la conseguenza, eh? È così. Abbiamo un carattere recessivo noi che abbiamo gli occhi azzurri, perché io ce li ho, e i capelli ce l'avevo, ce l'avevo di un altro colore. Ripeto la battuta, ci dovete arrivare. È la battuta di mia sorella, con tutto il cuore, con tutto l'entusiasmo. Vogliamo fare una domanda statistica di quante persone odiano la suocera? E di quante mamme di figli maschi che rovinano i figli? Non ne parlo. Allora, primo stadio sensore, secondo stadio che tendenzialmente amplifica, trasforma, trasmette o converte, terzo stadio, quello che è il quadrante, cioè quello che permette al uomo o al calcolatore di esprimere un numero, perché alla fine noi dobbiamo mettere un numero, dobbiamo mettere un numero più un'incertezza di misura. Chiaro? Tutto è sempre riconducibile a questo schema, primo, secondo, terzo, sempre. I più complicati, quelli che all'apparenza vi sembrano virgolette non riconducibili, alla fine sono riconducibili a questo schema. E attenzione, tutto sta in questo molto di questa incertezza è dovuta a questa interazione energetica che avviene fra sensore e ambiente di misura, grandezza per grandezza. Allora, visto che siete già stanchi delle mie parole, andiamoci a confrontare con uno strumento che sicuramente avete usato nella vostra vita e che in questo periodo è stato bandito, nel senso che non si può più vendere, ma solo per motivi commerciali. Alcuni detentori di tecnologia, d'accordo, che sono tendenzialmente purtroppo dominanti in certe normative, hanno deciso che bisognava misurare
la febbre non più con il termometro a mercurio, perché quando si rompe il mercurio è un metallo pesante, estremamente pericoloso. Quindi gli amici tedeschi hanno imposto questa regola e non lo so voi di che generazione siete, credo che ancora siete di quella generazione che ha misurato la sua febbre ancora con questo, okay. I nuovi stanno inguaiati peggio di noi, vedete. Allora, come funziona il termometro a mercurio? Secondo lo schema che vi ho detto, e guardate che è un modo per capire perfettamente come deve essere fatto questo termometro a mercurio, il cui schema è dovuto a un certo ebreo olandese che si chiama Fahrenheit, è quello che per primo ha realizzato un termometro come questo, ok? Quindi capite perché poi alla fine sta ancora in mezzo Fahrenheit con la sua luce, eh? Funziona su che cosa? Su quale modello fisico? Perché noi dobbiamo ragionare sempre sul fatto che lo strumento sente la grandezza di misura e, virgolette, è la particolarizzazione di una legge fisica. Allora, la legge fisica è V uguale a V con 0 per U più A. Legge di Gay-Lussac, dilatazione dei fluidi, in particolare dei liquidi. Allora, questa è la legge, l'avete sicuramente studiato, una legge causa-effetto. Okay, se io ho un liquido, al variare della temperatura, questo liquido può, virgolette, variare di volume in funzione di coefficienti, che è il coefficiente di dilatazione, ok? Banale. A questo punto, perché poi lo strumento termometro a dilatazione di fluidi ha questa forma? Per una ragione molto semplice, perché se io volessi misurare la grandezza temperatura da questa legge avrei l'arduo compito di misurare un volume, e vi posso garantire che misurare un volume, supponiamo io faccio un palloncino, che è di una complicazione incredibile, per una ragione molto semplice, che devo misurare tre direzioni spaziali e collegarle a una di quelle leggi che vi hanno fatto studiare sui volumi delle forme note, giusto? Quindi io dovrei fare, scegliere di fare una sfera o di fare un parallelepipedo, un cubo, eccetera eccetera, e voi siete ingegneri, la cosa più complicata dal punto di vista di fare, e cioè di realizzare, di applicare una tecnologia, è proprio quella di lavorare un solido secondo gli schemi della geometria. Voi forse, se ci riuscite facendo grandi sforzi, riuscite a fare bene con alcune lavorazioni i cilindri, applicando le regole della lavorazione al tornio, eccetera. Ma se voi volete fare un parallelepipedo che sia sicuramente un cubo o un parallelepipedo retto, è un casino di qualità che voi non immaginate nemmeno. Vi do uno spunto e poi ne parliamo. Se vi andate a prendere i record mondiali del nuoto e dell'atletica, potete notare che
quelli dell'atletica sono ormai al millesimo di secondo, quelli del nuoto sono ritornati al centesimo. Dice, ma perché i cronometristi o i sistemi di cronometraggio sono inferiori nel caso del nuoto, migliori nel caso dell'atletica? Allora, la ragione per la quale nel nuoto non si garantisce più il millesimo di secondo è connessa alla difficoltà realizzativa di una piscina con corsie perfettamente uguali in lunghezza. Chiaro? Cioè, non c'è nessuna garanzia, nonostante tutte le lavorazioni e tutte le tecnologie, che tra le due facce delle otto corsie di una piscina olimpionica ci sia la stessa distanza a livelli di incertezza, dove la distanza e il tempo devono essere, ovviamente le distanze dovrebbero essere uguali. Chiaro? È impossibile. Quindi hanno capito che, nonostante tutti i tentativi di uniformare, la virgolette garanzia sulla distanza nelle varie corsie non è raggiungibile a livello di quello che porterebbe il record a essere espresso in millesimi di secondo. Cosa che invece nella corsa, e cioè nelle lunghezze sulla pista, è fattibile. Chiaro? Attenzione, qui ovviamente fa capire come anche lo sport è un mix di risultati e di tecnologie. Chiaro? Così come non buttate soldi a comprarvi i nuovi costumi che garantiscono ad alcuni di migliorare il record del mondo. Se siete una schifezza di nuotatore, avete voglia che virgolette diminuisce la risposta. Chiaro? Così come con gli sci, così come con le racchette da tennis, voi potete comprare una racchetta di Natale, ma se siete una schifezza, sembra una schifezza di una schifezza. Quando io facevo nuoto ci obbligavano, io non lo facevo perché mi faceva schifo, a rasarci. Ok? Perché si recuperava. Poi dopo c'è stato qualcuno che ha scoperto che, attenzione, non è detto che l'uomo peloso non vada meglio dell'uomo, virgolette, gaffolo. Perché? Però è come sugli autobus, signori, molti autobus stanno cominciando ad adottare verniciature estremamente ruvide. Le palline da tennis, le palline del golf sono una pelosa e un'altra bucherellata rispetto alla pallina di ping pong, perché la presenza di lanugine, così come la presenza di quei buchi a certe velocità, diminuisce invece di aumentare la resistenza al moto. Perché? Perché praticamente quella lanugine è come se bloccasse intorno alla pallina, nel caso della palla da tennis, un sottile strato di fluido, e dal punto di vista della resistenza aerodinamica è meglio questo che una superficie liscia. Chiaro? Lo dovete capire da ingegneri questa cosa. Poi dopo, ovviamente, c'è l'aggiunta che voi potete comprarvi tutte le palline che volete, ma se siete una schifezza di marito, una schifezza. Allora, torniamo a questo. Io non posso misurare questo, assolutamente, sarei un pazzo scatenato. Posso invece, con incertezze abbastanza
semplici da raggiungere. Misurare le lunghezze. Sono abbastanza bravo nel misurare la lunghezza ed è facile misurare. Allora, come faccio a passare da questa legge a questa legge? Con un sensore che ha una pallina di mercurio, quindi c'ha il suo globo di vetro riempito di mercurio messo in contatto con un capillare. Allora, la legge di dilatazione è cubica, ma io consento che il mio fluido aumenti di volume lungo una direzione. Chiaro? Quindi ho trasformato la dilatazione cubica del mercurio o dell'acqua o dell'alcol, sono tre i fluidi che si usano, in una dilatazione lineare. Chiaro? Questa è l'idea che è venuta a fare Wright. 1680 circa. Allora, questo è il sensore. Quello che voi, per misurare la temperatura del sangue, che è, virgolette, la misura del vostro metabolismo, giusto? E che se state bene dovrebbe essere fra 36 e 4 e 36 e 5, ma più o meno ormai si arriva in 36 e 4. Ok, quando voi lo mettete nell'ascella o in una zona fortemente irrorata e quindi praticamente che è isoterma al sangue, si dilata in funzione della temperatura del sangue, giusto? Ora, questa dilatazione cubica non la so misurare, mi comporterebbe dei problemi. Tramite il capillare diventa una dilatazione lineare che io poi leggo con un confronto su un nastro o su quello che volete voi, giusto? Chiaro? Allora, lo strumento termometro a riempimento di fluido modello Fahrenheit è uno strumento nel quale io particolarizzo la legge di dilatazione per misurare la temperatura, perché alla fine io non è che misuro la temperatura, io misuro la dilatazione, e cioè il coefficiente alfa del mercurio. E c'è, dove trovo questo coefficiente alfa? In qualsiasi libro o manuale di chimica, alla voce mercurio ci stanno tutte le proprietà termofisiche, compreso il coefficiente di dilatazione cubica. Che però in questo caso, nel secondo stadio, che è quello che trasforma il segnale e lo amplifica, qua è proprio perfetto. Lo trasforma, nel senso che da V diventa M, e lo amplifica, perché ovviamente più è piccolo il capillare, più questo coefficiente di dilatazione dà luogo a un allungamento del mercurio all'interno del capillare, giusto? Poi ci sta una cosa, e voi leggete, poi dopo succede il casino perché dovete leggere, eccetera, eccetera. Ne parliamo la prossima volta per farvi capire, perché io vi devo far arrivare a certe cose che poi sono in altre situazioni difficili, oppure perché le vibrete. Purtroppo il mercurio e l'acqua, allora il mercurio non bagna e l'acqua bagna. Allora, quando io vado a leggere, leggo questo, leggo questo, leggo la mediana,
incertezza di misura. Io non è che posso, ci hanno provato pure, a mettere un fluido che non abbia tensione superficiale. Perché questa doppia soluzione è connessa anche con i fenomeni del tensione superficiale. E quanto più è piccolo il capillare, tanto maggiore è questo effetto. E cari signori, non c'è da perderci tempo. Fa parte del risultato della misura ed è un'incertezza, perché o uso uno o uso l'altro, comunque non riesco a leggere. E più, ve l'ho già detto, aggiungeteci il fatto che comunque se voi ci mettete una squadretta al millimetro forse riuscite a vedere lo spa, se lo mettete a mezzo millimetro non riuscite a vederlo. Ci sono virgolette, termometri da laboratorio che hanno una bella lente di ingrandimento per riuscire a brillare lo stato, ma non diventa uno strumento utilizzabile da noi, chiaro? Attenzione, questo strumento segue quello schema, sensore che scambia energia, trasformatore amplificatore, dispositivo di lettura, lo leggo con l'occhio o lo leggo come mia cugina in digit. Chiaro? Questo. Ci vediamo lunedì alle 3.